Iniziamo a colorare con la tempera questa testa di cane. Allora, se guardiamo l'immagine di Toulouse-Lautrec, vedremo che lo sfondo non è colorato. Allora, adesso, proprio per questo motivo, invece di partire dallo sfondo, inizieremo invece a colorare la testa del cane e le parti bianche. Per prima cosa metteremo sulla tavolozza, che potrà anche essere della carta di giornale ripiegata, il bianco tempera. Il pelo bianco vedremo che sarà un po' sporcato per andare a formare le ombre, un po' di marrone e un po' di grigio. Vorrà dire che sulla nostra tavolozza, oltre al bianco, dovremo mettere ben distanziato pochissimo nero e anche un po' di terra di siena bruciata. Utilizziamo diversi tipi di pennelli, potranno essere dei pennelli piatti, dei pennelli conici abbastanza grandi, dei pennelli conici invece dalla punta sottile. Guardiamo quello un po' che abbiamo a casa. Per le zone del pelo bianco io utilizzerò un pennello conico a punta abbastanza grande. Prendo l'acqua dal barattolino che come sempre mi terrò vicino per dipingere con la tempera e lo riempirò il barattolino un po' più di metà, per un po' più di metà insomma. Vado ad ammorbidire il bianco, prendo pochissimo nero in modo da sporcare appena appunto il bianco e un pochino di marrone in modo da renderlo non completamente bianco ghiaccio. Vado a mettere la base bianca nelle parti di pelo bianco, ben distinte invece dalle parti di pelo marrone e marrone nero, che lascerò vuote per poi andarle a colorare in un secondo tempo. Anche il collo sarà tutto da colorare di questo bianco leggermente sporco. E lasciamo le pennellate, le lasciamo terminare così alla buona, senza arrivare alla fine del foglio. Dobbiamo pensare di rendere importante la parte centrale del foglio dove abbiamo appunto la testa del cane. A questo punto dobbiamo mettere le ombre, cioè al bianco aggiungiamo un po' di terra di siena bruciata in modo che si ottenga questa tinta di bianco sporco. Aggiungeremo questo marrone chiarissimo qua sul dorso del naso, qua sulla parte interna della macchia bianca sulla testa del cane, qua. Per dare un po' di rotondità anche qua, appena qua sotto, nella parte inferiore della bocca del cane, poi con delle pennellate che saranno brevi e verso l'esterno, creerò questa parte un po' di ombra che dovrà essere delicatissima perché non dovremo alterare l'idea che il pelo sia bianco, è un pelo bianco con dei chiaroscuri e anche qua delle altre pennellate come a raggiera che vanno a creare un'altra zona di ombra sul pelo bianco. Adesso che abbiamo messo queste ombre marrone chiarissimo beige, andremo ad aggiungere a questo colore che era stato ottenuto con tanto bianco un pochino di terra di siena bruciata anche una punta di nero. Più poco. Vedete, il colore è diverso da quello precedente. È delicato, perché comunque è delicato, e andremo a mettere le ombre là dove ci sono le ombre grigiastre sul modello. Magari le rafforzeremo in alcuni punti anche dove c'è il marroncino chiaro. Metteremo un po' qua. Poi creeremo questa zona di scuro che in effetti qua c'è. Poi anche qua c'è un pochino di grigiettino, di grigio.
anche qua sotto. Qualche pennellatina, ecco, verso l'esterno la diamo, in modo da dare l'impressione che questo collo non sia di un pelo bianco piatto. Qua vediamo delle macchiettine, magari le andiamo a fare anche noi se vogliamo, altrimenti possiamo anche lasciarle così come sono. A questo punto ci manca la parte marrone e nera del pelo del cane, delle macchie del cane. Abbiamo tutto sulla nostra tavolozza. Prendiamo il terra di siena bruciata, la mescoliamo con un pochino di bianco. Quindi non sarà il terra di siena bruciata che andrà a sporcare il bianco, ma un po' di bianco che andrà a schiarire il terra di siena bruciata. Metteremo delle zone, le zone quelle che sono di terra di siena bruciata, utilizzando sempre questo pennello a punta, che è abbastanza grande, così da poter coprire delle vaste zone del disegno. Però avendo la punta ci dà la possibilità di essere precisi là dove gli spazi si riducono. Qua ci sarà del marrone. E qua appena appena un po' di marrone. Nell'originale questa parte è ocra gialla. Noi la teniamo di un marrone soltanto più chiaro, di un terra di siena che è un po' schiarito con un po' di bianco. A questo punto prendiamo il nero, con il pennello che era un po' sporco dell'altro colore, così il nero non sarà proprio assoluto, non sarà scurissimo, e andiamo a riempire le parti di pelo nere. Questa parte sarà di pelo nero, la andiamo ad aggiungere. Poi qua intorno all'occhio c'è una spruzzatina di pelo nero. Andiamo a farlo. Allora, intanto ammorbidiamo il colore con un pochino di acqua, utilizziamo la punta del pennello sporca di nero per andare a definire, a delimitare le parti che hanno il pelettino nero. Andiamo a formare questo gioco all'interno delle macchie del pelo. Riempiamo le parti scure delle macchie nere. Lasciamo che fuoriescano anche delle righettine, in modo che si capisca che queste macchie sono fatte da peli e non da una moquette. Riempiamo anche le parti dell'orecchio del cane che sono coperte di pelo nero. Frastagliamo il contorno che passa dal marrone al nero, in modo che il passaggio non sia improvviso, non sia netto. Prendiamo un po' di bianco nelle parti, qua magari mettiamo anche un po' di bianco, così diventa un po' più tenue il passaggio. Poi ci sono delle parti anche sul pelo nero che sono un po' in luce, allora dovremo aggiungere un po' di bianco che andrà a mescolarsi con il nero formando il grigio. Però intanto dà la sensazione del colpo di luce sulla testa del cane. Anche qua un po' così. Là dove vedo delle macchiettine un po' più scure le aggiungo. Se voglio le sfumo con il pennello pulito ma intinto nell'acqua. E così riesco a sfumare anche le macchie che ho messo. Qua vado un po' a sfumare in modo che il marrone entri anche un po' nel nero. A questo punto prendo un pennellino sottile sottile, dalla punta conica sottile. Prendo il nero per andare a colorare la punta del naso, la punta del muso di questo cagnolino.
Se stendo, vedo che stendo male il nero perché magari devo aggiungere un pochino più d'acqua per renderlo più scorrevole. Qua ho coperto la narice, per far risaltare fuori la narice prendo un po' di bianco, metto qua un colpo di luce e qua sotto prendo un po' di bianco di nuovo e qua sotto un po' di luce. E così saltata anche fuori la narice del cane. Pulisco il pennello, lo asciugo nello straccio, rintingo il pennello nell'acqua, prendo un po' di bianco e vado a colorare la parte bianca dell'occhio del nostro cagnolino. Prenderò poi terra di siena bruciata per fare l'iride del cane, parte marrone. Poi con il nero vado ad aggiungere la pupilla nera. Ripasso il contorno del cagnolino, dell'occhio del cagnolino. A questo punto all'occhio del cane manca solo un punto luce, cioè quei riflessi di luce che si formano in tutti gli occhi, che siano dei cani, che siano delle persone. Punto luce qua. Se è un po' troppo sbiadito il bianco, andiamo a caricare meglio il pennello per mettere un punto luce deciso. E vedete che anche la testa, anche il cane, l'occhio del cane sembra più vivo con il punto luce. Poi sporcheremo la punta del pennello con del nero un po' acquarellato, cioè la tempera con tanta acqua, insomma. E andremo a definire, a fare qua e là qualche contorno. Se non è continuo è meglio, perché così dà la sensazione della peluria, del pelo. Qua magari qualche righettina, invece di fare la linea continua faremo i pelettini del cane. Qua così. Ecco, questo punto è come il disegno di Toulouse-Lautrec con lo sfondo che non è colorato. Nel caso avessimo bisogno e la voglia anche di vedere uno sfondo più colorato, a questo per renderlo molto leggero dovremmo prendere degli acquarelli. Il pennello più grande che abbiamo, in questo caso io utilizzerò un pennello piatto, scegliere un colore per lo sfondo. Io pensavo a un'ocra gialla, ma voi potete, se deciderete di colorare un po' lo sfondo, potete decidere di utilizzare qualsiasi altro colore. E poi vedete con leggerezza, perché l'acquarello a differenza della tempera è molto leggero e trasparente. Potremmo andare ad avvivare parzialmente lo sfondo senza riempirlo completamente. Vedete? Così anche il cane sembra più. È più completo. E avete un bel disegno, se si vuole, anche da regalare a qualche amico. Ecco, questa è la testa di cane di Toulouse-Lautrec.